La mia storia d'amore con le piante è iniziata con un pothos. Un inizio piuttosto banale, visto che i pothos vanno d'accordo un po' con tutti, ma scommetto che in questo video troverete anche un paio di cose che non sapevate, come ad esempio un modo diverso per propagarlo. State con me e iniziamo questo viaggio insieme! Io sono Alice e se non ci conosciamo vi do il benvenuto sul nostro canale. Qui parliamo di piante, di come curarle e di come creare intorno a noi un ambiente più bello, più sano, più piacevole. In questa playlist che abbiamo chiamato Plant Focus dedichiamo di volta in volta un approfondimento ad una pianta protagonista nelle nostre case per conoscerla e imparare a curarla al meglio. Oggi parliamo del pothos, iniziando dalla provenienza e nome. Lo chiamiamo pothos, ma non è corretto. Anche se questo è il nome di uso comune, il suo vero nome è Epipremum aureum e questo ci dice già molto della pianta. Infatti in latino epi significa sopra e premum che invece sono i tronchi, quindi sopra i tronchi. Ebbene sì, il pothos ha un carattere da scalatore, da arrampicatore. Purtroppo quasi tutti ignoriamo questa sua preferenza a salire anziché a scendere e lo coltiviamo come una pianta ricadente. Ma se gli dessimo un supporto verticale, come ad esempio un palo di muschio, potrebbe sviluppare nel tempo delle foglie anche molto più grandi e addirittura un portamento diverso da quello che siamo di solito abituati a vedere. I pothos sono ormai ovunque, li vediamo nei bar, nei negozi, nei locali, nei nostri appartamenti quasi tutti ne abbiamo uno, ma la loro storia, le loro origini affondano nell'Asia tropicale ed è da lì che sono partiti alla conquista dei nostri appartamenti. Luce e temperatura. Il pothos è una pianta tollerante per eccellenza, è difficile non andarci d'accordo, sopporta le condizioni di luce anche più scarse e infatti purtroppo poverino viene relegato molto spesso agli angoli più tristi e più bui delle nostre case. Comunque non si perde d'animo, quando un pothos è collocato nelle zone meno favorevoli quello che fa è rallentare la sua crescita e rinunciare magari un po' alle sue belle variegature, infatti promuove magari più produzione di clorofilla per ottimizzare la sua fotosintesi e questa è la ragione per cui i pothos che prendono una buona luce spesso presentano delle belle variegature molto interessanti, mentre quelle coltivate in zone poco luminose delle case mutano le loro foglie, le trasformano in foglie più scure senza screziature proprio per efficientare la fotosintesi. Un'altra differenza che possiamo notare riguarda anche la lunghezza e lo spessore dei loro rami. Infatti più luce la pianta prende, tanto più spessi e robusti saranno i suoi rami e avranno anche degli internodi corti, mentre una pianta che prende poca luce, che vive in zone poco luminose, si allungherà molto di più alla ricerca di posizioni più favorevoli, crescendo quindi con rami più esili, più sottili e con una maggiore distanza internodale. Il pothos non tollera bene invece il freddo, meglio non scendere sotto i 13 gradi, quindi di solito si coltiva in casa ed essendo poco esigente non serve che venga spostato in esterno neppure in estate. Tuttavia se coltiviamo qualcuno dei nostri pothos in zone davvero poco luminose, una vacanza di luce ogni tanto in punti più favorevoli potrebbe certamente fargli bene. Acqua e umidità. Difficile sbagliare con il pothos anche quando si parla di acqua, di annaffiature. Infatti non annega neppure se lo teniamo sempre in acqua, in barattolini di acqua, e non se la prende eccessivamente se ce lo dimentichiamo. Le sue foglie, quando il pothos ha sete, perdono un po' il turgore e diventano leggermente mosce. Questo è il modo che ad esempio io utilizzo per capire se quelli appesi in alto hanno bisogno di acqua o meno. Semplicemente li guardo e tocco magari le foglie per capire se sono flosce. In quel caso mi rendo conto se hanno sete. Una cosa particolare che forse avrete notato anche voi sui vostri pothos è che qualche volta piangono. Queste goccine che si accumulano alla punta della foglia e poi cadono sono un fenomeno tipico che si chiama guttazione e accade quando c'è un'eccessiva umidità atmosferica in casa e la traspirazione fogliare non può avvenire regolarmente, oppure invece quando l'acqua assorbita dalle radici è superiore rispetto a quella traspirata dalle foglie. Insomma, non è niente di grave, se il pothos piange non significa che è triste, sta solo gestendo un eccesso di acqua e di umidità. Rinvaso e terriccio. Niente regole ferree neppure qui per quanto riguarda il pothos. È tollerante anche ai rinvasi fuori stagione e ai terricci non particolarmente ricercati.
Il Pothos è davvero a prova di pollice nero. Noi utilizziamo terriccio universale, ma con il Pothos potete anche scegliere di coltivare la pianta a mazzetti in sola acqua per sempre. Mia nonna ad esempio fa così da un sacco di anni, rabbocca l'acqua nei vasi quando il livello scende e ogni tanto lava i barattoli sostituendo tutta l'acqua quando sono un po' sporchi. Per chi vuole usare questa tecnica, io consiglio comunque di aggiungere del concime granulare per piante in idrocultura sul fondo del barattolo. In questo modo possiamo sostenere una sua crescita sana e rigogliosa sul lungo periodo. Io personalmente non amo particolarmente tenere le piante in sola acqua, quindi non lo faccio neppure con i Pothos, ma molti dei miei Pothos vengono coltivati in idrocultura con argilla espansa. Questa tecnica io trovo che sia particolarmente comoda per tutti i vasi che coltiviamo sospesi in alto e noi li bagniamo in questo modo soltanto quando l'acqua della riserva è completamente finita. In questo modo non si sbaglia mai. Se con l'idrocultura però non avete dimestichezza, sappiate che il Pothos è la pianta perfetta con cui sperimentare e fare i primi passi. Qui su YouTube trovate, vi lasciamo qua sopra da qualche parte, dei link a dei video in cui ne abbiamo parlato e in descrizione invece vi lascio il link al mio ebook Idrocultura in casa con un piccolo sconto se volete approfondire. Cura e potatura. Qui devo dirlo, c'è una cosa dei Pothos che mi mette davvero tristezza ed è quando vedo dei grossi vasi con dentro tre rametti in croce. Il Pothos è bello quando è rigoglioso, quando è bello pieno nel suo vaso e tra poco vedremo anche come propagarlo, perciò se avete dei vasi un po' vuoti, tra un attimo vediamo due tecniche infallibili per rinvigorire un po' la composizione. Ogni tanto infatti tagliare qualche lunghezza e andare a rinfoltire dall'alto fa bene alle piante, quindi certe volte con una potatura riusciamo a restituire vigore e salute alle nostre piante. Quando tagliamo un ramo, in quel punto dopo qualche settimana parte una nuova gemma, alcune volte anche più di una gemma, quindi abbiamo poi dei rami più folti. E il Pothos ha talmente un buon carattere che non si lamenterà neppure se lo lasciate senza concimazione. Ma perché dobbiamo essere crudeli? Una volta ogni tanto, una volta ogni 2-3 settimane, concimare i Pothos è importante, soprattutto se vogliamo avere delle piante che crescano con un buon ritmo. Noi con i Pothos utilizziamo comune concime universale oppure quello per piante verdi. A posto? Guarda quanti peli che mi hai lasciato. Propagazione. Vediamo adesso due metodi, uno forse vi risulterà anche un po' nuovo. Il primo ovviamente sono le talee di ramo, quindi prendiamo un ramo del nostro Pothos, lo tagliamo e lo mettiamo direttamente in acqua. Quello che vi suggerisco di fare, che alcuni sbagliano, è di tagliare proprio sotto ad un nodo, perché se lasciamo un gambetto dal nodo in giù, quel gambettino lì in acqua tende a marcire. Non serve neppure che le talee abbiano tante foglie, infatti io ormai mi sono abituata a utilizzare la tecnica che chiamo tecnica dei mazzetti, dove ogni talea ha una foglia e un nodo. Poi le raccolgo tutte a fare un mazzetto, lo chiudo con un piccolo spago e ne ottengo tante piccole talee radicate che quando sono pronte posso prendere direttamente come fosse un mazzetto e metterle all'interno di una ciotola o di un vaso e ottenere già quindi una bella pianta nuova, folta e compatta. Di solito quando ho le mie talee in acqua mi limito a rabboccare il livello dell'acqua quando scende, ma se vedo che ci sono dei residui sul fondo o che l'acqua diventa torbida, allora in quelle occasioni prendo e la cambio tutta. In primavera di solito le prime radici compaiono anche, diciamo, dopo una settimana, 10 giorni. In inverno invece ci può volere molto di più, magari un mesetto, un mese e mezzo. Ma vediamo il secondo metodo, che invece è un metodo un pochino meno conosciuto. In gergo tecnico si chiama tecnica di propaggine, ovvero si va ad interrare un ramo della pianta senza staccarlo ancora dalla pianta madre. Questo è utile ad esempio in quei casi in cui abbiamo un vaso mezzo vuoto, proprio come quelli che dicevo prima. In questi casi è sufficiente prendere un ramo più lungo della pianta, portarlo, riportarlo all'interno del vaso, interrare in uno o due punti alcuni nodi e fermarli con una graffetta nella terra. Da quei nodi spunteranno automaticamente delle radici che incontreranno subito la terra e poi partiranno anche delle nuove gemme che andranno a riempire per benino tutto il vaso.
Meglio saperlo. È la pianta giusta per te il Pothos? Ecco alcune cose che dovremmo sapere prima di passare in cassa ad acquistarla. La prima è che è tossica per gli animali domestici, quindi il Pothos non è indicatissimo se avete dei cani e dei gatti curiosi che amano assaggiare di qui e di lì. Lino per fortuna non è attratto dai nostri Pothos, ma se lo vedessi giocare con le foglie e morsicchiarle non sarei tranquilla. La seconda cosa da sapere è che è una pianta che cresce molto rapidamente, quindi ad un certo punto preparatevi a venirne un po' invasi. È una pianta, diciamo, quasi infestante e quindi probabilmente vi troverete a regalarlo un po' a tutti, ma questo è uno degli effetti collaterali più belli della coltivazione. In sintesi, credo che non esista alcuna casa in cui il Pothos non crescerebbe felice. Anche se ognuno di noi ha ovviamente dei maggiori feeling con alcune piante rispetto che con altre. Credo che comunque il Pothos si adatti a essere la pianta giusta soprattutto per chi sta iniziando, per chi ha poca stima del suo pollice verde o chi semplicemente vorrebbe avere una casa un po' più verde, un po' più giungla, ma non è disposto ad accettare troppo impegno o delle sfide troppo grosse. Fatemi sapere nei commenti se avete anche voi dei Pothos, se i Pothos hanno iniziato ad invadervi la casa, se vi piace propagarli. Io sono certa che molti di voi come noi hanno dei Pothos che provengono da generazioni passate, ad esempio i nostri che coltiviamo in casa sono tutti figli di talee regalate dai Pothos di mia nonna. Ricordatevi di supportarci con un like se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, di iscrivervi al canale se è la prima volta che passate da queste parti e se vi interessa rimanere aggiornati e approfondire temi che riguardano le piante. Noi vi diamo appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo video. Ciao e a presto!